Buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla nostra Pina Peppina. Tu che sentite sotto il cane che sgranocchia, ma noi ci concentriamo su quello che abbiamo da dirci. Come promesso, oggi il video su come essere più organizzati. Chi mi conosce da un po' sa che io detesto i gotha, i guru, quelli che ti dicono ho un metodo infallibile per... Quindi no, non ho un metodo, no, non vi darò un elenco di applicazioni, ma condivido con voi un ragionamento che potete fare vostro, essere d'accordo, non essere d'accordo, siamo qui per parlarne nel pieno rispetto. Cominciamo da una domanda. Cosa significa essere ordinati? Kick one tap. Se una persona entra in una stanza, può notare che la stanza è ordinata, pulita, che ci sono forme, colori e materiali in coordinato e apprezzerà molto questa stanza e troverà facilmente le cose che stava cercando. Ci sono invece persone che trovano più confortevoli stanze ricche di oggetti dove ci sono diversi materiali, colori, uno stile diciamo un po' bohemien con ante aperte e tantissimi ninne, cianfrusaglie in giro. Prima osservazione. Secondo voi esistono solo questi due tipi di scenari e quindi di persone? Cioè la persona super organizzata, efficiente, che sa esattamente dove mettere le cose, come metterle, e poi la persona bohemian? O bianco e nero? Secondo voi esiste solo questo nella vita? Direi di no. In buona sostanza, chi decide quando un ambiente è ordinato? E arriviamo alla domanda: cosa significa essere ordinati? L'ordine viene definito come qualcosa che funziona, ovvero un insieme organizzato di elementi in un determinato tempo e spazio, funzionale per un individuo intelligente. Quindi la parola magica è individuo intelligente. Voglio trasmetterti un concetto banale, semplicissimo, ma che molto spesso tendiamo a dimenticare. Ciò che è giusto e sbagliato lo decidi tu. Tu decidi cosa è giusto e è sbagliato per te stesso. In altri termini, ciò che è giusto per me non è detto che sia giusto per te. Una libreria che vede dei libri messi in orizzontale invece che verticale e ordinata per genere e colore è una libreria assolutamente ordinata al pari di una libreria con libri verticali e ordinati secondo un ordine alfabetico che deve essere ordinato per la persona proprietaria della libreria. Altro discorso è se sono Feltrinelli, vendo libri e quindi ho bisogno di un metodo riconosciuto e organizzato anche dagli altri perché le persone che lavorano in Feltrinelli devono facilmente trovare libri e tu che entri in Feltrinelli devi facilmente trovare libri. Ma qua si sta parlando di essere più organizzati per noi stessi. Quindi, in buona sostanza, non esiste un metodo universale per essere più organizzati. Lo so, è banale. Semplice, ovvio, eppure ce lo dimentichiamo molto spesso, spessissimo. Molto spesso molte persone cercano e navigano e surfano sul web alla ricerca del Santo Graal, ovvero un metodo infallibile per essere più organizzati. E si impegnano nell'applicare il metodo consigliato per essere più organizzati. E poi non succede. E che cosa produce questo non succede? Produce che ci sentiamo frustrati perché cacchio, quel metodo lì è infallibile. Lo usano un sacco di persone. Ha funzionato per Tizio, Caio e Sempronio. Io mi ci sono impegnata, ho studiato, ho fatto esattamente quello che mi hanno detto e non funziona. Allora sono una cretina, non sono capace. E tutte queste parole non ci fanno bene. Avete presente la frase disordine ordinato? Esiste, è vero, quando è sincero. Ci sono realmente delle persone che in apparenza paiono sciatte, disinteressate. E magari un pochino sporche, eppure sono molto produttivi, non bucano mai una scadenza. Ogni volta che gli chiedi qualcosa, seppur sembra che non ti stiano ascoltando, in realtà non solo ti stanno ascoltando e ti danno una risposta così. Mi viene subito in mente in questa categoria disordine ordinato, Cruciani della Zanzara, cioè se lo vedi è proprio sciatto, ti dà proprio l'idea di sporco, ti dà l'idea di uno che se ne frega di tutto. Eppure, un uomo, direi, un giornalista di grande successo,
e che dice anche delle cose interessanti. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo. Per sottolineare ancora di più il fatto che appunto non esiste un metodo e che nella mia esperienza intorno a me vedo molto spesso persone che spendono un sacco di energie nel cercare di essere efficienti, nel cercare di essere il più produttivi possibili, e questo passa attraverso la creazione di tantissimi dashboard, liste, applicazioni, agendine, quaderni, quadernetti, calendari, controcalendari. Spendono anche un sacco di tempo a fare cose, tante cose, una moltitudine di cose, con il risultato finale che se le blocchi, le fermi e cerchi di parlarci, questo è il risultato finale. E quando chiedi una risposta da parte loro, non la ottieni mai. Ti dicono 850 miliardi di cose, eppure non ti dicono niente. E spesso queste persone si sentono frustrate, ansiose, e la frase che utilizzano di più è «non ho tempo». Queste persone a me sembrano in realtà molto meno produttive, molto meno positive di un, diciamo, cruciale, fra virgolette, ovvero di quelle persone che entrano nella categoria di disordine ordinato. No! Non sono qua a dirti che il disordine aiuta la tua produttività. Sono qui a dirti: trova il tuo metodo. Serve capire cosa è giusto e sbagliato per noi stessi. Ma arriviamo proprio alla ciccia di questo video, a qualche suggerimento per essere più organizzati. La domanda che ti devi porre è: perché essere più organizzato? Qual è l'obiettivo che voglio perseguire nell'essere più organizzato? Esempio, voglio un armadio più organizzato per trovare facilmente i miei vestiti. Voglio un armadio più organizzato perché così comprendo quali sono gli abiti che non metto mai e li posso buttare. Voglio essere più organizzato col mio armadio perché il mio corpo ha avuto una trasformazione, non ho più le forme di prima, questa cosa faccio fatica ad accettarla e guarda caso faccio fatica ad accettare che in quegli abiti non ci entrerò mai più. Io questa domanda me la sono posta. La mia risposta è stata: per non perdermi i pezzi, per non dimenticarmi le cose, per essere più efficiente. Nel rispondermi però mi sono accorta che, uno, in realtà io sono molto organizzata, il problema non stava lì, il problema stava la concentrazione. Quindi ho lavorato su come essere più concentrata e nel concentrarmi a fare le cose sono diventata più produttiva. La storia del multitasking è una cavolata. Fare tante cose tutte insieme è dispendioso, sia in termini di energia che di tempo. Concentrarsi su un'unica cosa e farla bene e portarla a termine soprattutto ti fa risparmiare un sacco di tempo e un sacco di energia per te stesso. Ti do un consiglio che usavo quando ero in consulenza in finanza. Ogni volta che mi trovavo davanti a un nuovo cliente, a un nuovo progetto, si partiva dall'analisi delle SIS, ovvero del come lo stiamo facendo, come sta andando. Fai la tua personale analisi delle SIS, della situazione attuale. Per quanto riguarda l'essere più organizzato sul lavoro, cosa significa? Come lo faccio? Significa capire bene 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 come svolgi il tuo lavoro. Prenditi una settimana di lavoro e un quaderno. Scriviti le attività che fai in una settimana e cerca di capire se sei realmente concentrato quando fai quell'attività oppure ti disperdi e ti distrai con WhatsApp, con le notifiche di Facebook, rispondendo alle mail, grattando il tuo gatto. Cerca di capire in quanto tempo lo fai. Questo è fondamentale se sei un professionista, un freelancer, una blogger. Io all'inizio della mia carriera da freelance questa domanda me la sono fatta e ho scoperto un sacco di cose interessanti. Ho scoperto ad esempio che ci voleva più tempo del previsto in alcune attività. Cioè io ero convinta di metterci un'ora e in realtà ci volevano fisse sempre due ore e mezza. E ammetto, all'inizio me ne sono fatta una colpa. Cacchio, non riesci a essere più performante, più veloce. Ma anche questa è un po' una stronzata. Chi è che decide quanto tempo bisogna metterci per fare un'attività? Mica siamo in catena di montaggio in un'era comunista. Sei tu con te stesso, col tuo lavoro. E ognuno, come detto 800 volte in questo video, è differente. Funziona con dinamiche diverse. Però capire quanto tempo ci metti a fare una determinata azione ti aiuta a organizzare meglio la tua giornata, perché ti impedisce di prenderti in giro e di metterti troppe cose nella stessa giornata. Analizzare quindi come lo fai, in quanto tempo, e anche come lo fai non solo se ti distrai, come lo fai proprio in termini di
azioni, processi. Sei, ti rendi conto che hai bisogno di un ambiente silenzioso per lavorare, che in realtà non sei quel fenomeno che lavora in treno con il telefono attaccato e nel frattempo si mangia un panino, no? C'è chi ci riesce, buon per loro. Magari tu non rientri in questa categoria, nessun problema. Ma capirle queste cose senza darci giudizi negativi ci permette di fare un'analisi reale per noi stessi. E a quel punto sì che siamo in grado di correggere il tiro. Quindi, primo step, capire in che cosa voglio essere organizzato, perché voglio essere organizzato. Secondo step, che poi ci aiuta a rispondere alla prima domanda, come lo faccio? Come sto andando? Terzo step, correggi il tiro. E, attenzione, correggere il tiro non significa dare una spugna a tutto il nostro modo di lavorare e cambiarlo completamente. Questo ci porterà ansia, frustrazione. I cambiamenti non piacciono a nessuno. Bella frase, ho cambiato questo, sono rinata, è andato tutto benissimo. Cazzata. Il cambiamento è terribile, terrificante, fa un male cane. E un cambiamento drastico ha gli impatti enormi. Piccolo pezzo ogni giorno. Quindi identifica qual è l'elemento su cui hai necessità di migliorare per guadagnare tempo, per essere più efficace, e farlo su una cosa sola. Da quella cosa lì, trovata quella cosa lì, arriva a fare altre cose. Anche perché nell'allenarti ad aggiustare il tiro scoprirai delle cose meravigliose che puoi applicare sugli altri elementi che devi migliorare. Potresti anche arrivare alla conclusione che hai bisogno di un aiuto per migliorarti. Allora lì sì che è arrivato il momento di affidarti a un guru, fra virgolette, dell'organizzazione, perché sai esattamente su cosa devi migliorare, non andare a caso. Il consiglio che vale in questo video, ma in qualsiasi cosa che tu faccia, scrivi. Scrivere ti permette di connetterti meglio con te stesso e di ascoltarti e di trovare soluzioni più adatte a te. Quindi, in buona sostanza, essere più organizzati per essere più produttivi è sì una questione mentale. Significa rispettare se stessi, darsi valore e avere ben chiaro cosa sto facendo e perché lo sto facendo. Perché se continuiamo a dire di sì a chiunque, continuiamo a farci tirare la giacchetta, continuiamo a non essere nel qui e nell'ora, nel vagare su 250 miliardi di cose, finisce che alla fine abbiamo speso solo tempo e l'abbiamo speso male. E se non abbiamo ben chiaro cosa stiamo facendo, come lo stiamo facendo e soprattutto perché lo stiamo facendo, lavoriamo. Soddisfazione zero. Produttività meno 50. Risultato? Frustrazione. Una volta chiarite queste cose, allora sì che sono assolutamente utili le app, le liste, le agende, ma funzionano solo se a monte hai fatto questi ragionamenti. Questo era quello che volevo condividere con te oggi. Iscriviti al canale, attiva la campanella per continuare a parlare con me. Ti ricordo anche l'account Instagram, Pina la Peppina. Un bacione, al prossimo video. Ciao!